Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare un progetto di Art Journal che sarà, diciamo, l'ennesima pagina di separazione all'interno del mio quaderno dei progetti. Quaderno dei progetti dove appunto ho fatto varie pagine che trovate tutte nel mio canale per far vedere, diciamo, un po' di tecniche di lavorazione. E per la pagina di oggi utilizzerò Aquacolor, timbri, stencil. Voglio fare una pagina così un po' allegra, un po' primaverile, con dei colori molto chiari, visto che la primavera tarda ad arrivare, almeno cerchiamo di metterla sul cartoncino. Allora, la base che utilizzerò è un foglio di cartoncino da 200 grammi che serve da utilizzare con gli Aquacolor. E questo proprio perché utilizzerò Aquacolor, quindi si bagna ed è meglio utilizzare un supporto idoneo, perché se voi utilizzate del semplice cartoncino e magari rischiate che diventi troppo morbido, che non abbiate l'effetto desiderato. Invece queste sono quelle carte che servono per usare appunto acquerelli, pennarelli acquerellabili, eccetera, che quindi assorbono molto bene l'acqua e vanno bene per fare questo lavoro. E un'altra cosa che mi sono fatta per fare questa pagina, ve la faccio vedere perché poi quando parte il video, praticamente ho recuperato una scatola da imballaggio, praticamente me la sono tagliata con un'altezza di 15 centimetri, così finalmente quando utilizzo i vari colori che devo andare a spruzzare eviterò di imbrattare tutto come praticamente facevo di solito. E quindi ho trovato questa soluzione che avevo visto su un tutorial, mi è sembrata molto intelligente e ho deciso di adottarla e quindi mi sono realizzata questo supporto che vedrete molto spesso all'interno dei miei video. Detto questo, partiamo con la procedura su come realizzare questo nuovo progetto.
Questo è il lavoro di oggi finito, ve lo faccio vedere nei particolari da vicino. Vedete che semplicemente con un timbro di un fiore, una foglia e un po' di colori si può fare qualcosa di carino. Considerate che voi potete usare i fiori che avete, le foglie che avete o addirittura potete disegnarle a mano e colorarle con i colori che avete. Io ho usato i distress marker, ma chiaramente si può usare qualsiasi tipo di colore. A questo punto andrò ad inserire la mia pagina all'interno del mio quaderno progetti. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondere il più in fretta possibile. Oppure, se avete piacere, lasciate semplicemente un like o un commento, così saprò se anche il video di oggi è stato di vostro gradimento. Se non siete ancora iscritti al mio canale, vi chiedo di farlo, così mi aiuterete a farlo crescere. Se invece fate parte delle persone che ormai mi seguono da tempo e con affetto, non mi resta da fare nient'altro che ringraziarvi di cuore. Detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!